Paolino, un tecnico del caffè, dai. Niente, io più che una domanda vorrei fare una constatazione. Io mi augurerei che tutti utilizzassero questa precisione che c'ha lei. Questa... Grazie. Purtroppo non sempre accade, o per mancanza di tempo o per, ahimè, poca professionalità. E quindi quello che manca, devo dire, che a volte sposato alla passione, insomma, sono due cose che dovrebbero andare a braccetto. E oggi come oggi non sempre accade. Insomma, certo. Lei ha la mia ammirazione, mi augurerei grazie. Che tutto lo fossi come no, lei, insomma, va bene? Io penso che uno dei problemi sia la passione verso il caffè, che non tutti conoscono e non vogliono conoscere, e la seconda cosa sia il poco rispetto che si ha nei confronti di attrezzature che bravo, a volte sono nostre, a volte non lo sono. Sì, e quindi... molte volte non lo sono, e allora si finisce un po' lì, dice vabbè oggi faccio così, magari quando c'ho tempo faccio la pulizia. Bene, e... grazie. Gaetano, no. Vediamo, intanto ringrazio e faccio un sì, applauso. Signor, grazie signor Paolino. Vediamo se c'è un barista. Qua vedo dei c'è un titolare di una okay. torrefazione molto amico, non signor Fiume, qua lo vedo subito. No, no, è stato abbastanza chiarissimo, perché queste sono cose che facciamo non altre di routine, dato che è da 40 anni che facciamo questo lavoro. Ottimo. Semplicemente che, ad esempio, tutte queste cose che lei sta esponendo qua, qua noi altri non li troviamo, quindi... quello è un discorso commerciale. Lei li sta reclamizzando, però noi altri magari che vogliamo acquistarli non abbiamo la possibilità, noi, non allora, abbiamo io adesso, comprare. Io oggi sono qua con un marchio che è Publicaf, in quanto sponsor dell'evento, come si può vedere, ci sono anche tanti altri prodotti in commercio, questo è giusto dirlo, si può fare anche con altre cose. Io consiglio questo, tanti altri miei colleghi consigliano di usare questo, poi è chiaro che ogni barista deve avere la coscienza e la passione di studiare il perché questo può essere meglio di un altro o viceversa, insomma, perché è più utile o no. Come ti chiami? Salvatore. Ciao Salvatore, io mi chiamo Andrea. Questo abbiamo visto, il Pulibasteril, è un sanitizzante per tutte le superfici dure, qualsiasi superficie. Ok, grazie. E l'abbiamo visto per la campana, la tramoggia. Poi abbiamo visto il Puligrind, che mi sono perso un attimo, scusatemi. Puligrind per le macine, questi due. Adesso vedremo la pulizia della macchina, Pulicaf e Pulimilk. Forse li conoscevate già, però sono partito dal macino dosatore, perché secondo me la maggior parte dei problemi partono da qua. Poi la mia esperienza da barista nei campionati che ho fatto in passato mi ha insegnato che ho sempre avuto più problemi sul macino dosatore che sulla macchina. Prego Salvatore. Posso continuare Gaetano? Sì, sì. Benissimo. Allora vediamo cosa è importantissimo adesso. Come spiegavo bene prima, e voglio essere chiaro, non tutte le macchine sono uguali, abbiamo macchine automatiche, semiautomatiche, a leva, a braccio, quindi ogni macchina ha un po' il suo funzionamento e la sua corretta manutenzione. Io ve la faccio vedere oggi come se avessi davanti anche un'altra macchina, quindi poi, come vi ripeto, sarà chi di dovere spiegarvi come si pulisce bene. Dunque, andrò a pulire i portafiltri, si vede bene? Inquadriamo, sì. Questi portafiltri, quando la spaziale li fa, li produce, posso dirvi che non sono così. Anche se non sono mai stato in spaziale, però non sono così. Questo qui è un portafiltro sporco, vedete? E tante volte il barista, il cliente si beve questa cosa qua. Residuo carbonioso. Terribile, non c'è niente di peggio. Sa di fumo, sa di cenere. Questi sono grassi che si sono bruciati a contatto con una superficie. Giusto due parole. Portafiltro, metallo... fuori cromato, dentro nichelato, quindi l'hanno reso lucido, liscio, perché sugli specchi non si attacca lo sporco. È chiaro che la polvere di caffè cotta, un espresso, due, tre, mille espressi, anche un po' meno, carbonizza e poi va a chiudere i fori. Qua si vede bene il difetto che ho dopo circa un chilo di caffè nei fori del filtro. Una buona parte sono chiusi anche dalla sostanza zuccherina. Quindi, in breve, come si può pulire questa macchina? Ho una vaschetta in dotazione, Pulicaf. Acqua calda della macchina. Un consiglio che intanto vi do, la macchina non pulitela la sera, perché poi la sera magari avete altro da fare, arrivate stanchi, no? Le 9, le 10, le 11, e avete un appuntamento con l'amico, l'amica, poi non avete più voglia.
Non è importante che sia pulita di notte, perché di notte non c'è nessuno nel vostro locale, si spera. L'importante è che il cliente del giorno successivo non percepisca questi difetti che vi ho appena spiegato. Quindi, domanda. Adesso Andrea fa una domanda a un barista. Lei è un barista? No, lei non è un barista. Alzi la mano chi fa il barista qua, insomma. Benissimo. Spero che ci fosse stato anche qualche minuto fa. Ogni Gaetano, c'è un microfono? Gaetano non c'è, benissimo. Ok, ci vado io. Quanto il mio cliente può percepire il gusto di rancido e quindi un caffè che sarebbe meglio scartare? Ogni quante ore? Stavo dicendo prima, c'è un dato di fatto che è inconfutabile. Il mio cliente sente che ho tagliato la fetta di salame e poi l'ho servito, oppure l'ho servito 24 ore dopo. Io se mi taglio una fetta di salame al ristorante, la sento se è tagliata fresca o se non è fresca. Quindi abbiamo detto che questo tempo di quanto può essere? Ma non ho capito bene. Ok, te lo dico io ancora, te lo dico una volta. Abbiamo un tempo di ossidazione degli oli di circa 20-24 ore. Il tuo naso, vuol dire, riprodotto con un naso artificiale, percepisci l'ossidazione dei grassi e degli oli dopo circa 20-24 ore. Sa che sente che qui c'è qualcosa che non va. Quindi tu hai 24 ore di tempo di media, questa è una media, poi dipende dalla tostatura, più scura, più chiara, da tanti altri fattori, arabica, robusta, però di media ogni 20-24 ore. Quindi se adesso ne abbiamo, cosa sono, le 10, 10 e mezza, benissimo, faccio la pulizia della macchina. Domani questa macchina entro le 10 dovrà essere pulita. Questo è il concetto, non c'è bisogno di pulirla stasera. Va bene, è chiaro per tutti? Bene, ho preso dell'acqua in caldaia. Inserisco il portafiltro che avevo fatto vedere prima sporco e il filtro. A questo punto interviene Pulicaf. Inserisco per ogni portafiltro e filtro un litro di acqua, circa 10 grammi di prodotto. O vado a cucchiai o in questo caso c'è un apposito dosatore. Abbiamo anche due scuole poi di bartending qua che vi insegnano come si dosa. Questa è la reazione che fa il prodotto. E noi ci permettiamo anche di insegnare un'altra cosa, o comunque di comunicare. Quanto lo lascio? Una notte, due lune, tre giorni? Non lo so, 10 minuti? Noi consigliamo un quarto d'ora. Perché? Vi ho detto prima, questo portafiltro è fatto da metallo, quindi ferro, rame, ottone, e sopra è nichelato. Questa nichelatura tende a staccarsi piano piano perché è sottilissima dal portafiltro. E ha una portanza al calore diversa da quella del metallo sottostante, dall'ottone, quindi tende a fare un grip, tende a strappare. Se io questo la lascio raffreddare, questo è uno dei nostri input, se la lascio raffreddare, quando poi la vado a scaldare fa shock termico e la parte nichelata tende a staccarsi ancora prima. Questa è la pentola che il barista usa per cucinare l'espresso, tra virgolette la pentola. Questa è la macchina, questo è il pezzo di ricambio. Quando la pentola si rompe il manico si cambia, quando la pentola è smangiata si cambia. Questo vi voglio trasmettere oggi. Quindi 15 minuti per dare il portafiltro. Nel frattempo ho bisogno, mi suona strano dire assistente, è sbagliatissimo, la nuova campionessa italiana di latte art, un po' di acqua fredda in quest'altra vaschetta. Sì, te la vado a prendere subito. Gaetano, abbiamo quasi finito, eh? Abbiamo anche una novità per la Fiera di Trieste, mi permetti di dire? Quante te ne metto, Andrea? Un litro di acqua, okay. Grazie. Lanceremo un nuovo prodotto appositamente per pulire la lancia del vapore. Quindi abbiamo l'onore di presentare il prodotto? Non possiamo presentarlo, ma vi ho già lanciato, vi ho invitato a seguire la Fiera di Trieste. Trieste Espresso, che sai che è biennale, ci siamo conosciuti lì, no? Sì, sì, di fatto. Quindi mi sembra giusto ricordare anche... Ricordiamo quando è la data? La data è dal 25 al 27 di questo mese, di ottobre. Perfetto. Se tu hai bisogno di tempo ancora per preparare la linea, io faccio fare magari una preparazione, un flash. Gaetano, sarò velocissimo, perché nel frattempo ho preso un filtro cieco. Bene o male tutti conoscerete, insomma. Sempre Pulicaf. Vi ricordate prima cosa vi ho detto? 10 grammi in soluzione di acqua. Tieni, Andrea. Grazie. Grazie, Chiara. 3 grammi.
appena appena, per pulire che cosa? La docetta, il gruppo, tutto quello che sta qua, e voi non potete arrivare a pulire con un semplice spazzolino, perché lo spazzolino si ferma. Sotto c'è tutto un corpo macchina, c'è un gruppo erogatore. Come si usa? Si aggancia al gruppo il portafiltro e a intervalli di 10 secondi si aziona la valvola, che sia meccanica o che sia elettrica. Come si spegne? 10 secondi, si accende. Questo si ripete per 5 volte. Non lo diciamo noi, ce lo consiglia NSF, la stessa azienda che certifica il prodotto. Le macchine sono testate da un ente internazionale, quando sono messe in commercio NSF testa i materiali, quindi testa che in questo caso questo detergente specifico nulla toglie da questa macchina, non è corrosivo, non è irritante, non è dannoso, e soprattutto nulla rilascia sui pezzi di questa macchina, perché poi altrimenti il cliente come fa se c'ha dentro il detersivo al limone, all'arancia, alla pesca? Dopo ci dice questo caffè è fruttato. No, è il fruttato del detersivo. In questo caso non rilasciamo nulla. Ripeto l'operazione 5 volte, dopodiché sgancio, flusso l'acqua, scarico e ripeto questa operazione molto veloce senza detergente. Questa è l'operazione invece di risciacquo. 10 secondi e scarico. A completo esaurimento della schiuma, con questo prodotto e solo con questo prodotto per ora, ho la certezza di non avere più il detergente in macchina. Ne ho la certezza. Bene. Io ho pulito anche il gruppo e l'acqua che scende dal gruppo, in questo caso, questo tipo, è pulita e non contiene residui. Questo è l'utilizzo e il perché del filtro cieco. Cercherò di essere abbastanza veloce. Poi chi si è perso la manutenzione oggi, Gaetano, vero che la rifacciamo un'altra volta? Sicuramente. Ma Chiara ci tiene parecchio alla tessitura della crema del suo espresso, perché il latte arte è fondamentale, poi magari chiederai anche a lei. Acqua fredda, come il latte, freddo, ricordiamoci. Devo andare a pulire non solo l'esterno di questa lancia, ma l'interno. Chiara sa che per avere una corretta montatura del latte bisogna di un vapore più secco possibile, quindi vuol dire saturo, privo di goccioline d'acqua, perché le goccioline d'acqua, qui abbiamo dei baristi, sanno che non fanno correttamente montare bene il latte. Quindi acqua fredda, una dose in questo caso di, questa è una monodose di Pulimilk, e vado a inserire la lancia all'interno. E voi vi, ma se la lancia spruzza vapore, come fa a risucchiarlo? Ma l'acqua è fredda. Lo scambio termosifonico, come nei caloriferi. Quando apro scaldo, quando chiudo, per effetto di un calo di temperatura, ho un risucchio all'interno della lancia di circa 5-7 cm. Vuol dire che porto questo detergente all'interno della lancia. Questo detergente serve a sciogliere i grassi e le proteine del latte, a nient'altro. Gentilmente Chiara, ancora un po' di acqua, magari in una lattiera. Sì. Sempre fredda, grazie mille. Azione 10 volte. Benissimo. Dopodiché posso togliere anche immediatamente la vaschetta del lavaggio e vado a effettuare il risciacquo, sempre con acqua fredda, 7-10 volte, e ho lavato e risciacquato la lancia a vapore. Se lo fate per la prima volta sulla vostra macchina, non vi spaventate, quello che uscirà è una grandissima sorpresa. In questo caso ho ripristinato il vapore. Questa macchina ha già di per sé un buon vapore secco rispetto ad altre tipologie di macchine, ma dopo un utilizzo con l'utilizzo di latte, cioccolate e quant'altro, la lancia porterebbe all'interno tanti residui, germi e batteri. In questo caso io sto lavorando il latte, un alimento importantissimo, quindi con i germi e con i batteri non ci si scherza. E la pulizia fondamentale esterna, ve la poi farà vedere Chiara, è importantissimo, questo lo sottolineo da barista,
pulire accuratamente con uno straccetto, una spugnetta, c'è il tempo. Dopo l'utilizzo, dopo la produzione di un cappuccino si pulisce subito la lancia, perché entrare nei locali, nei bar e vedere questo sporco di formaggio è la cosa peggiore che ci possa essere, anche da cliente, anche da barista. Io non lo farei mai. Vi ricordate il portafiltro di prima? Vado a sciacquarlo sotto acqua calda, quindi non faccio prendere sbalzi termici. Lo poggio un attimo. Facciamo così, svuotiamo l'acqua calda e recuperiamo il filtro. Questo che invece è di acciaio, io potrei pulirlo anche sotto acqua fredda, sotto acqua corrente comunque, perché questo è un pezzo unico, acciaio inox. Non ce l'ho, facciamo con l'acqua calda. Diciamo che scotta. L'ho solo sciacquato, si può vedere bene? Si riesce a vedere bene? Andiamo ad asciugarlo e poi lo facciamo passare magari davanti qua alla prima fila. Vediamo se ci dicono che è ancora uguale rispetto a prima. Importante, consiglio sempre, non graffiate mai una superficie, perché sulla superficie graffiata si incunea lo sporco e lì non glielo togliete più. Questo è fondamentale. E il portafiltro che prima avevamo tolto, che era sporco, qui è venuta via la nichelatura, ma vi faccio vedere personalmente che di tracce di caffè non ne abbiamo più. Qui è venuta via la nichelatura, proprio manca il pezzo. Dimmi qualcosa, dimmela. In tanti bar capita, perché il barista prende la paglietta o comunque la spazzola abrasiva e ne toglie, come qualcuno giustamente mi ricordava ieri. Vedete? Gaetano! Salve a tutti, allora sono Piero per la Federazione Italiana Barman. Mi prego soltanto di tenere il microfono un po' più vicino, altrimenti non riusciamo a sentire. Cercherò un attimino di proporre un piccolo drink, un piccolo assaggio, sfruttando quelli che sono i sapori di questa terra, i suoi profumi. Bene, quindi abbiamo a disposizione il carubone come amaro digestivo soprattutto, ma io vi proporrò un aperitivo in modo da poter sviluppare quelle che sono le caratteristiche di un semplice amaro anche come aperitivo. Passo un attimo il microfono al mio collega che io... In questo momento sta andando a freddare delle flute per rendere il drink molto più fresco. Sta andando a inserire del ghiaccio all'interno dello strumento, che in questo caso è un mixing glass, che rispetto a un bicchiere semplice ha un semplice beccuccio per il quale verrà versato il nostro drink. Ora andrà a raffreddare anche lo stesso. Questo strumento serve esclusivamente per miscelare quei prodotti che hanno peso specifico simile. In questo momento sta scolando l'acqua in eccesso. E va a inserire il prodotto, che in questo caso è vodka. La vodka, che è un distillato di cereali, che dà esclusivamente alcolicità al nostro drink. Inserito anche il carbone, ha inserito il terzo ed ultimo ingrediente, che è la vodka alla pesca. Va a raffreddare tutti e tre gli ingredienti
perché in questo caso non c'è necessità di andare a shakerare energicamente questi tre prodotti. Togliamo sempre il ghiaccio dalla flute. Partiamo a sinistra a versare ogni flute. Questo tipo di servizio viene fatto per tutte le categorie di drink, cioè andare a mettere metà dose in ogni bicchiere e per poi completare l'altra metà rimanente. In questo caso Piero ha inventato un pre-dinner che ha come caratteristiche secco e alcolico, deve stimolare l'appetito. Va a fare la decorazione. E va a inserire questa tecnica che si chiama il twist di limone, cioè sono gli oli essenziali che cadono dalla buccia verso il drink. Farei un applauso a Piero che allora, ha eseguito il drink. Magari se vogliamo, tanto facciamo complimenti alla Federazione Italiana Barman per questo primo momento e possiamo anche offrire a qualcuno del pubblico. Sì, difatti volevo avere il supporto di Leonardo, di alla prima fila un bicchiere e brindare a tutti. E nel frattempo adesso ci spostiamo da questa parte dove sono pronti gli amici di Planet One, il responsabile Giorgio Puma. Sì, buongiorno, vi facciamo vedere quella che è una preparazione che riguarda il corso di Mixology, che è uno dei 19 corsi che noi eseguiamo. Allora io ti chiedo, scusami se ti interrompo, ti chiedo semplicemente di alzare un po' il tono della voce e di tenere il microfono vicino, perché nel frattempo intanto diamo il buongiorno a quelli, alle persone che sono arrivate soltanto adesso, come vedete. Andiamo ad aumentare di ora e ora con la presenza. Grazie ancora per aver scelto questa giornata di spettacolo al Coffee Show Latte Art 2012. Quindi ancora a te la parola. Sì. E tra poco vi ricordo che ci sarà un momento interessante alle 11.30 presso la sala video, l'incontro dibattito come valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio. Prego, a te la parola. Ok. Quindi vi vado subito a dire cosa sta preparando Simone. Sta presentando un drink, una variante della vodka imperiale, una nuova versione con l'utilizzo della sferificazione per dare un gusto diverso al drink. In questo momento è andato a raffreddare la vodka e adesso andrà a inserire delle sfere che prepariamo con, diciamo, è detta cucina molecolare. Partita da Ferran Adrià, resa tanto famosa da Ferran Adrià, oggi noi andiamo a unire questo al bar, quindi infatti viene chiamato anche bar chef. Ora sta preparando quello che viene detto caviale, perché ci sono diverse forme da quello che è il caviale. Però, da quello che è il caviale, che è la forma più piccola delle nostre sfere, ad altre forme che potete vedere qui. Se la telecamera le riprende, ci sono delle sfere e altre forme di caviale in diversi colori. Non è solo colore, ovviamente è anche sapore. Questo sta per dare un gusto particolare che si modifica al momento in cui il cliente lo va a bere, quindi non è semplicemente vodka, ma in base alle sfere che va a mangiare cambierà il gusto al momento del drink. Quindi in questo momento qui è un bagno calcico dove c'è acqua e calcio, ha creato le sfere e qui ora le va a sciacquare. Giorgio. Prego. Quindi adesso andiamo a servire, partiamo dal, facciamo una variante della vodka imperiale. In questo modo, che abbiamo servito con del caviale e abbiamo preparato. Questo è anche assolutamente da provare. Sì. Facciamo un applauso a Grazie. Planet One. Grazie.
ci prepariamo per lo show dell'Accademia Italiana Pizzaioli Acrobatici. Allora, signor Giuseppe Lombardo è pronto a fare l'esibizione un attimino con la squadra. Cosa ci preparate? Fate vedere adesso. Acrobatica e pizza larga. Pizza acrobatica e pizza larga. Siete pronti? Perfetto. E l'amor me chema, la musica suena, la noce de cristales, bellezza e sela. E l'amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male a simpala, o mate la noche samba. La musica suena, la noche de cristales, belleza y cela. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza y cela. O male a si parla, o mate la noche samba. O male a si parla, o mate la noche samba. O male a si parla, o mate la noche samba. O male a si parla, o mate la noche samba. Spontaneo, vai, bravi ragazzi, bravi, 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 continuate, continuate, non fermatevi, vai con tre pistole con quella vera, la musica suena, la noce dei cristalli, bellezza e sela, e l'amore me chema, la musica suena, la noce dei cristalli, bellezza e sela. O male a si parla, o mate la noce samba, o male a si parla, o mate la noce samba. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. O male a sin pala, o mate la noche samba. O male a sin pala, o mate la noche samba. O male a sin pala, o mate la noche samba. O male a sin pala, o mate la noche samba. Facciamo sentire ancora un applauso per l'Accademia Italiana Pizzaioli Acrobatici. Si sta preparando il presidente con la pizza, quella larga, di quanto ho capito. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com o sol na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com o sol na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você, tchê 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 tchê. Se você me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar,
até o sol raiar. Gata, menina, vai estar pedalada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Chora, meteoro. Me liga mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde tem balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar. Okay. Ringraziamo l'Accademia Italiana Pizzaioli, il presidente qui Giuseppe Lombardo, e passo la linea dall'altra parte a Max. Allora signori, un applauso per Chiara Bergonzi. Buongiorno a tutti, sono Chiara, un piacere oggi essere qua con voi. Andremo, incominceremo con, non subito con i disegni, ma vi andrò a spiegare in tre parole come è possibile realizzare alcuni disegni di latte art. Intanto, che cos'è latte art? In parole povere sono delle decorazioni sui cappuccini. Per non entrare in un bar e vedere il solito classico cappuccino, che sicuramente se fatto con la montatura corretta e fatto bene è sicuramente un buon bere, però perché non andare ad aggiungergli qualche disegno carino, come un cuore, una foglia, che sono i disegni principali che noi andiamo a vedere quando si fanno i corsi di formazione all'inizio con i ragazzi, e perché no qualche disegno carino per qualche bambino, come qualche coniglietto, qualche orsacchiotto, qualche disegno divertente. Allora, cosa ci vuole per eseguire latte art? Poche cose: latte, caffè, una macchina del caffè come noi abbiamo oggi della spaziale, e delle lattiere. Allora, le lattiere, allora il latte si può montare in qualsiasi genere di contenitore, però per fare latte art è preferibile, anzi è una regola, utilizzare delle lattiere con un beccuccio. Io adesso vi sto facendo vedere una classica lattiera per poter fare latte art, ma esistono di tanti svariati tipi, lattiere con questi beccucci, lattiere con altri beccucci, quindi quello è a vostra discrezione andare a utilizzare una lattiera. Un altro consiglio che vi posso dare è di non utilizzare mai in un bar una lattiera unica, perché andremo a capire che è molto importante avere la nostra tessitura del latte, andare a utilizzare tante lattiere per poter andare a cercare la nostra crema, come noi riusciamo ad andare a disegnare. Quindi sicuramente almeno due o tre lattiere di varie dimensioni, di varie misure, dobbiamo sicuramente averle. Allora, per iniziare, dopo che abbiamo controllato la nostra macinatura, andiamo a macinare un po' di caffè fresco, perché sappiamo benissimo che il caffè va macinato sempre ed esclusivamente fresco. Prendiamo il latte e andiamo a mettere in un qualsiasi contenitore, preferibilmente possiamo andare a montare una lattiera da 0,75, lo andiamo a riempire per la sua metà, ok? Poi con il tempo riusciremo magari anche a andare a dosare il latte che a noi serve, va bene? Però il consiglio preferibilmente è sempre di andare a riempire la nostra lattiera a metà, come stiamo facendo. Allora, per i tipi di latte, allora noi oggi stiamo andando a utilizzare un latte fresco, pastorizzato e biologico di una fattoria che ci ha sponsorizzato, però diciamo che allora è consigliabile il latte fresco intero, però non è che è obbligatorio montare solo ed esclusivamente questo latte. Sapete che oggi ci sono tantissime persone che hanno anche delle intolleranze, quindi possiamo utilizzare latte di soia, che ultimamente nei bar è molto richiesto. Andiamo a riempire la nostra lattiera a metà e andiamo a montare il latte. Allora, il principio qual è? È che nella nostra lattiera il nostro beccuccio entri a pelo del latte. Ok, facciamo conto che questa sia la superficie del latte. Il nostro beccuccio lo dobbiamo andare a posizionare a pelo del latte in modo tale che entri aria, perché i fattori per cui il latte può montare sono l'aria e la temperatura. Non ci sono altri fattori, sicuramente le proteine del latte
contano, però i due fattori importantissimi sono l'aria e la temperatura. Andiamo a introdurre appunto quindi la lancia a pelo del latte, diamo aria all'inizio una volta sola in tal modo che il latte possa crescere di volume e poi andiamo semplicemente solo a sentire, perché questo è il nostro termometro, quando il latte può andare bene come temperatura, logicamente per l'esigenza del nostro cliente, perché il bravo barista, a mio avviso, non è una regola fissa di temperature, è quello che ci chiede il nostro cliente. Quindi se il nostro cliente ci chiede un cappuccino più caldo, un cappuccino più tiepido, un cappuccino con molta schiuma, un cappuccino con poca crema, andiamo a utilizzare un termine più idoneo, dobbiamo essere noi bravi barista e riuscire a dargli quello che vogliamo. Allora, tendenzialmente, questa è una cosa che voglio dire, il latte art deve avere una montatura del latte un filino più scivolosa, non con troppa crema, però sicuramente ci sono dei cappuccini, come dei disegni dei cappuccini come un cuore, una mela, che hanno una buona consistenza addirittura di crema. Ok, proviamo a montare il latte e vediamo cosa succede. Allora, sicuramente la prima cosa da fare è spurgare la nostra lancia a vapore, la prima cosa da fare. Questo strumento qua dobbiamo averlo alla mano, spugnetta, lavasciuga blu abbiamo, però vabbè. Quindi andiamo a spurgare la nostra lancia a vapore, andiamo a introdurre la lancia a pelo del latte, apriamo il vapore come vedete, gli stiamo dando aria e adesso basta, io questo rumore qua non lo devo più sentire. Mi posiziono sul fianco della lattiera per far sì che il latte mi giri a vortice, con la mano ho sentito che la temperatura poteva essere idonea, vado a pulire assolutissimamente la lancia, come il mio collega Andrea diceva prima, che è fondamentale. Andiamo a dividere, perché no, e adesso poi vi spiego il motivo, una parte di latte appena montato in una lattiera un filino più piccola e lo possiamo lasciare riposare. Teniamo conto che noi possiamo fare, per velocizzare i tempi quando iniziamo a essere un filino bravini, immediatamente gli espressi dei nostri cappuccini e nel frattempo montare il latte. Come primo step montiamo il latte e lo lasciamo riposare in modo tale che si separi e poi lo andiamo a amalgamare noi in un secondo tempo e adesso andiamo a fare i nostri espressi. Allora, flussiamo sempre il nostro gruppo, sempre.